E altra manifestazione in contemporanea a Bolzano, indetta questa invece dal Comitato per la Qualità della Vita di Viale Trento. Basta prostituzione e droga nel nostro quartiere. Non siamo cittadini di serie B. Questo sostanzialmente il leitmotiv della protesta popolare guidata da Unitalia con tanto di raccolta firme che ha portato davanti alla casa di riposo di Viale Trento una trentina di persone manifestanti che poi in corteo hanno raggiunto il comune del capoluogo. Il messaggio è questo. No al degrado, no al degrado in cui sta piombando Viale Trento nel suo complesso. È un processo lungo che si protrae da tempo e l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è questa paventata moschea da realizzarsi qua tra le case e tra le abitazioni, alla quale diciamo fermamente no. Non lo diciamo solo noi come esponenti politici, lo dice un comitato che si è costituito appositamente per cercare di patrocinare queste cause. Il no è rivolto al degrado nella forma della prostituzione dilagante, dello spaccio della droga e del consumo che si consuma sotto le finestre delle abitazioni. Il no è legato a un fuggire, a un fuggi-fuggi degli esercizi pubblici che, basta guardarsi attorno, non ci sono più. Il no è legato a non fare una moschea sotto le finestre delle case e da destinarsi sicuramente a non essere realizzata nei quartieri. Quelli che dicono che questa è una strumentalizzazione non abitano in Viale Trento. Come tutti quei politici che sono aperti a ogni ragionamento di integrazione, abitano in Via Fago, Via Wegestein, in tutta quella zona di Gries, dove non c'è spaccio, dove non c'è delinquenza e dove non si fanno le moschee. Questo è il problema. Cioè, è questa gente che crea disagi va sempre relegata nei rioni popolari dove abita la povera gente e dove si è voluto, con un disegno urbanistico specifico, creare le condizioni affinché questo avvenga. Guardate che condizioni è via Garibaldi, guardate che condizioni è via Le Trento. Vi renderete conto che c'è proprio un disegno politico dietro questo per relegare tutta questa situazione in una zona della città dove casualmente non abita né il sindaco né il presidente della giunta provinciale e né tutti quei politici che si riempiono la bocca sempre e comunque di integrazione. Non siamo razzisti, vogliamo solamente avere gli stessi diritti di cui godono gli abitanti di altri quartieri bolzanini, dicono i residenti di Viale Trento. Non voglio essere razzista, qui non è questione di razzismo, perché abbiamo un bar di marocchini sotto la finestra. Io ho le finestre che circondano tutto il casato e me li ritrovo sia davanti che di fianco che di dietro e non lo trovo giusto che la vadano a fare da qualche altra parte sta moschea, che per me va benissimo che preghino pure dalla mattina alla sera, però non sempre qua in Viale Trento, dietro casa, in posti dove praticamente uno volesse aprire qualcosa non glielo fanno neanche aprire, a loro sì.